forte appello per la pace e contro l'acquisto dei cacciabombardieri F-35 è stato lanciato a Milano da molte associazioni e personalità, insieme a Rifondazione Comunista, che dà seguito al suo impegno contro la guerra e in difesa della Costituzione, che la maggioranza PD, PDL e Monti attualmente al governo vuole modificare. Il Presidente del Consiglio sta costringendo in questo momento i comuni di tutta Italia, a partire dal comune di Milano, o aumentare le tasse, aumentare i costi dei mezzi pubblici, oppure diminuire i servizi. Nel contempo il governo Letta spende 15 miliardi in armamenti completamente inutili, che ora che verranno implementati saranno sicuramente obsoleti, che non servono assolutamente in questo momento al nostro paese, e invece servirebbero questi 15 miliardi a finanziare le difficoltà dei comuni italiani. Il comune di Milano è uno tra questi comuni che in questo momento sta avviando una discussione difficile anche con la città, e noi siamo qua a dire che i soldi, i fondi e i finanziamenti ci sarebbero, e il governo sta ovviamente facendo esattamente l'opposto. Non solo sugli F-35, poi la manifestazione di oggi è anche per sottolineare i pericoli di guerra nel Medio Oriente, le gravi difficoltà che vivono i popoli del Medio Oriente in questo momento, i massacri che ci sono in Siria che devono cessare. È una politica di pace complessiva che deve andare a scegliere di nuovo i finanziamenti alle città e ai cittadini contro le politiche di espansione e di guerra che ci sono in questo momento nel Mediterraneo. Si preoccupa di tranquillizzare in Europa sui conti pubblici italiani, eppure spende oltre 15 miliardi per armi belliche, per gli F-35. Non ti sembra una contraddizione? Ma oltre a una contraddizione, è una cosa assurda che va contro la nostra Costituzione. L'articolo 11 della Costituzione italiana, conquistata con il sangue dei partigiani, recita che l'Italia ripudia la guerra, e quindi i soldi usati per la guerra, per dirimere qualunque conflitto, vanno usati per lo Stato sociale, vanno usati per gli ospedali, per la scuola, vanno usati per il lavoro. Al centro del nostro agire invece delle guerre dobbiamo porre la questione del lavoro, e oggi ne siamo qui proprio per dire no a tutte le guerre che sono in atto e alle guerre future che vengono minacciate. Uno degli obiettivi anche di questa manifestazione è preparare un terreno favorevole alla costruzione di un forte e di grande movimento in difesa e l'attuazione della Costituzione, che in questo momento è sotto attacco, che vedrà nella manifestazione del 12 ottobre un primo momento importante di popolo per dire no alla manomissione della Costituzione, perché è nella Costituzione italiana, nella Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, che ci sono i principi fondamentali, che sono la difesa del lavoro, che sono i diritti all'interno dei luoghi di lavoro, che sono la difesa della possibilità di esprimere attraverso i servizi pubblici uno Stato sociale degno di questo nome. E la manifestazione del 12 sarà un momento importante, un grande momento d'inizio. Noi oggi iniziamo questo percorso anche attraverso tante iniziative. Ieri si è svolta una prima iniziativa a Sesto San Giovanni, e il 20, 21 e 22 si svolgerà una performance di 3 giorni a Villa Pallavicini, a Milano, che inizia un grande percorso per costituire un grande movimento per la pace, per l'attuazione della democrazia, della Costituzione e la difesa stessa della Costituzione. Qualcuno è convinto che la nostra Costituzione sia vecchia, però di solito le cose si cambiano dopo che le si sono realizzate e sperimentate. La nostra Costituzione non è stata mai completamente attuata. Qual è il vero motivo, secondo te, di questa volontà? Oggi hanno l'ardire, a iniziare dal Presidente del Consiglio, di darci dei conservatori, perché noi vogliamo conservare questa Costituzione che appunto non è mai stata applicata fino in fondo, ad esempio sul diritto al lavoro, sulla difesa del ruolo delle donne nel paese, nella società, e soprattutto il ruolo che devono avere i giovani in questo momento, che sono, vorrei ricordare, che sono il 40% in questo momento sono disoccupati. Perché
ci dicono questo. Ci dicono questo perché devono eseguire gli ordini della JP Morgan, che in questo momento ha chiesto a tutti i paesi d'Europa, questo colosso finanziario, ha chiesto di abolire le costituzioni perché troppo favorevoli allo Stato sociale e troppo antifasciste. Ecco, questo è il motivo per cui oramai si sta da una parte o dall'altra. Anche lo stesso Presidente della Repubblica in questo momento si sta Napolitano, ed è difficile ed è dura anche per chi si ritiene di sinistra dire questo, ma il Presidente della Repubblica non sta facendo il suo lavoro, si sta avallando un golpe bianco, perché il Presidente della Repubblica ha un solo obiettivo, un solo scopo: difendere la Costituzione su cui ha giurato, non modificarla o farsi artefice di una modifica che non può e non deve essere promossa dal Presidente della Repubblica. L'architrave dell'esecutivo sarà l'impegno a essere seri e credibili sul risanamento e la tenuta dei conti pubblici. Basta coi debiti che troppe volte il nostro Paese ha scaricato sulle spalle e la vita delle generazioni successive.